Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Secondo giorno. Fiorisci dove sei. Ciascuno perseveri negli impegni che ha, li compia bene, come meglio può, e non si preoccupi oltre, perché il Signore lo benedice. Ascoltando Francesco di Sales. Perseverate nel vincere in voi stessi questi piccoli contrattempi quotidiani che incontrate, e fate sì che la maggior parte dei vostri desideri siano orientati a questo. Sappiate che Dio non vuole da voi altro che questo per il momento. Non perdete tempo dunque a fare qualcos'altro. Non desiderate di essere diversi da ciò che siete, ma desiderate di essere al meglio ciò che siete. Godete nel pensiero di perfezionarvi in questo e di portare le croci, piccole o grandi, che incontrerete. E credete a me, è questo il grande e inascoltato segreto della vita spirituale. Tutti amano a loro piacere. Pochi amano secondo il loro dovere e il piacere del Signore. A che serve costruire castelli in Spagna se dobbiamo abitare in Francia? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci benedica, ci accompagni e ci guidi in questo giorno, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.